Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video di Shiri Tarocchi. Oggi vedremo che cos'è che una persona in particolare vi vorrebbe comunicare e perché. Questo non ha a che fare necessariamente con i rapporti di amore, per cui potete pensare a chiunque, l'importante è che ci sia ovviamente una conoscenza. Qui abbiamo il gruppo numero 1 con il quarzo chiaro, gruppo numero 2 con il quarzo rosa e gruppo numero 3 con la turmalina nera. I tempi di ciascun gruppo sono riportati nella descrizione del video insieme a tutte le carte che utilizzo. Pensate attentamente a quella persona e vedete la vostra intuizione verso quale gruppo vi guida. Se siete guidati verso più di un gruppo, potete sceglierne anche più di uno. E se sentite che qualcosa non risuona, vuol dire che semplicemente non è per voi. Perché se la lettura risuona, vuol dire che è per voi, altrimenti no. Non forzate mai le situazioni. Questo genere di video è valido dal momento in cui lo si vede. Detto questo, vi voglio ricordare che non faccio consulti privati, iniziamo con il gruppo numero 1. Allora, gruppo numero 1, vediamo che cos'è che la persona a cui avete pensato vi vorrebbe comunicare. Che cos'è che la persona a cui hanno pensato voi del gruppo numero 1 vorrebbe comunicare loro? Che cos'è che la persona a cui hanno pensato voi del gruppo numero 1 vorrebbe dire a tutti quelli che stanno guardando il gruppo numero 1? Allora, c'è la carta di tu hai sbagliato, inseguimi, le mie scuse sono interessate. Che cos'è che la persona a cui hanno pensato voi del gruppo numero 1 vorrebbe dire? Le mie scuse sono sincere. Interessante questa cosa. Cos'è che la persona a cui hanno pensato? Tu hai capito veramente chi sono? Cos'è che questa persona vorrebbe dire a quelli del gruppo numero 1? Voglio andare a letto con te, tu non mi capisci e non riesco ad aprirmi. Fondo del mazzo, sei speciale. Questa è una persona che riconosce in voi qualcosa di speciale, qualcosa di unico che altre persone praticamente non hanno. Potrebbe avere passato con voi dei momenti particolarmente speciali e belli. Questa persona non si sente completamente capita da voi per una particolare questione. Ci potrebbe essere stato un litigio o tensione o è successo qualcosa che ha portato questa persona a pensare che voi non capite esattamente il suo punto di vista. Però avete capito chi è questa persona. Cioè, avete visto un lato nascosto di questa persona e lei ne è perfettamente consapevole. Vedo che punta il dito verso di voi dicendo che voi avete sbagliato. Vedremo poi in che cosa. A livello intuitivo potete capire di che cosa si tratta. Questa è una persona che vuole essere inseguita, quindi vuole essere rincorsa, vuole ottenere delle attenzioni. Vorrebbe che foste voi a dimostrare un interesse, a farvi sentire in alcuni casi di più, a seguire quello che fa sui social media. La carta che dice voglio andare a letto con te si applica soltanto per le persone che sanno che ci sta la possibilità che questa persona possa essere interessata a loro. Quindi si può trattare di un amico che sapete avere un'attrazione verso di voi o comunque sospettate che l'abbia. Si può trattare di un ex, si può trattare qualcuno in ambito sentimentale o anche lavorativo, ma se questo ha a che fare con rapporti di altro tipo e sapete che questa carta non potrebbe mai applicarsi a quella situazione, non la prendete in considerazione. La cosa interessante è che qui abbiamo due carte delle scuse. Una dice che sono scuse interessate e l'altra dice che sono scuse sincere. Quindi questa è una persona che potrebbe avere innanzitutto una doppia personalità. Quando chiede scusa non è del tutto onesta, c'è qualcosa che tende a nascondere. Inoltre ci potrebbe essere qualcosa che voi offrite, che voi date, a cui è particolarmente interessata ed è per questo che vuole farsi avanti. E poi ci potrebbe essere qualcos'altro che invece la porta ad essere genuina nei vostri confronti. Quindi soltanto quando andrò a chiarire potrò capire esattamente perché ci sono queste due carte insieme, tra l'altro una dopo l'altra. Quindi questo è molto particolare. Inoltre, questa potrebbe essere una persona che quando ha un interesse particolare si fa avanti semplicemente perché le conviene questo.
E poi ci sono dei momenti in cui è più sincera. Questa persona non riesce facilmente ad aprirsi a livello emotivo, neanche ad esprimere sentimenti che sono del tutto sinceri. Andiamo a chiarire e vediamo perché c'è la carta che dice tu hai sbagliato. Perché c'è la carta che dice tu hai sbagliato, quello è il gruppo numero uno, la parte della persona a cui hanno pensato. Perché questa persona dice tu hai sbagliato, quello è il gruppo numero uno, a cosa si riferisce? Il 7 di coppe con la carta del fante di spade. Allora, innanzitutto per alcuni questo si può riferire ad una scelta che voi avete fatto. Quindi vi sta dicendo che voi avete sbagliato nel prendere una particolare decisione. Non so questo con che cosa abbia a che fare, però vedo che voi avevate diverse possibilità di scelta, avete fatto una particolare scelta sulla base di quello che voi avete visto, notato, osservato. E poi avete scelto. Non so a cosa si riferisca, lasciate che la vostra intuizione vi guidi al riguardo. Un'altra cosa che vedo è che questa persona vi incolpa di avere capito una cosa per un'altra e di avere poi alzato le vostre difese nei suoi confronti, mentre semplicemente non era quello che intendeva, perché vedo l'elemento della confusione, l'elemento di un possibile equivoco che si è venuto a creare. Attenzione però se avete a che fare con una persona che tende a confondervi e voi potreste avere preso le distanze perché avete notato che questa persona non era del tutto diretta oppure tendeva ad avere altri interessi, altre distrazioni, in alcuni casi a porvi come un'opzione. Avete notato queste cose e vi potreste essere distaccati? Questa persona dice che era colpa la vostra, cioè che avete fatto un errore nel prendere quella particolare decisione. Adesso vediamo perché c'è la carta di inseguimi, perché questa persona dice al gruppo numero uno, inseguimi. La papessa. Con il cavaliere di denari. Questa è una persona che fa spesso silenzio o si ritrae. E ci potrebbe mettere molto tempo a farsi sentire, molto tempo a rispondere ai messaggi, o comunque si muove molto piano. Per alcuni questa è una persona che fa ghosting, è una persona che non si fa problemi, insomma, a non parlare, specialmente quando è arrabbiata oppure vuole ottenere uno specifico scopo. Inoltre questa è una persona che vuole ottenere l'attenzione su di sé. E cerca di essere misteriosa per suscitare la curiosità nelle altre persone. Questa non è una persona che rivela tutto subito alle persone, tiene parecchie cose che sono nascoste perché vuole suscitare quel tipo di reazione nelle persone, vuole essere seguita, vuole essere al centro dell'attenzione in alcuni casi. E una di queste strategie è appunto il silenzio, è il fatto di non esporsi in alcune situazioni, di tenere certe cose come nascoste. Vediamo perché c'è la carta che dice le mie scuse sono interessate a quello del gruppo numero uno, perché questa persona dice le mie scuse sono interessate. Perché questa persona dice le mie scuse sono interessate. Allora, c'è questa carta in posizione orizzontale, il 9 di spade con il cavaliere di bastoni. Il fatto è che nella carta di le mie scuse sono interessate si vede una persona che vuole chiedere scusa perché vuole andare a letto con l'altra. Adesso questo ovviamente non si può applicare per tutti voi se avete pensato ad una persona con la quale non ci potrebbe essere quel tipo di situazione, per cui per quelle persone non prendete in considerazione quello che vi sto dicendo. Qualora questa persona fosse interessata a venire a letto con voi, vedo che ha molta attrazione nei vostri confronti e potrebbe essere stressata perché vuole ottenere qualcosa da voi e ha paura di non poterlo ottenere. In tutti gli altri casi, questa persona ha interesse nel chiedere scusa riguardo un certo atteggiamento di inconsistenza che ha avuto nei vostri confronti e che vi ha anche stressato. Ossia, questa persona potrebbe non essere stata molto consistente nello scrivervi o nel parlarvi, perché vede un atteggiamento di qualcuno che non è molto stabile. Va soprattutto in base al suo interesse, altrimenti potrebbe indicare che questa è una persona che ha fatto delle cose in maniera impulsiva, senza starci a pensare più di tanto, vi vorrebbe chiedere scusa di quella cosa, però
però non sono delle scuse che sono sincere, sono delle scuse che sono interessate. Inoltre, questa potrebbe essere una persona che tende a non capire dove ha sbagliato. Quindi, quando chiede scusa, lo fa così perché si sente spinta dal farlo per ottenere uno specifico scopo, ma non perché abbia veramente dei sensi di colpa al riguardo. Si tratta comunque di qualcosa che ha creato molto stress. Vediamo perché c'è la carta che dice le mie scuse sono sincere. Perché questa persona dice le mie scuse sono sincere a quelli del gruppo numero 1? Perché questa persona dice le mie scuse sono sincere? C'è la carta del sole e la carta del papa. Allora, qui c'è un messaggio molto specifico per alcune persone. Se questa è una persona che è sposata oppure è impegnata in un'altra relazione e questa cosa è venuta fuori, quindi c'è stata illuminazione e chiarezza su quella vicenda, io vedo che questa persona sinceramente vi vorrebbe chiedere scusa riguardo quella cosa. Se questa è una persona che è religiosa oppure è una persona che ha determinati valori, io vedo che sulla base di quello che dice la religione oppure sulla base di quello che dicono i propri valori, capisce di non aver agito in una maniera completamente corretta con voi. Ed è per questo che ha delle scuse che sono sincere, perché si rende conto sulla base di quei valori, di quelle norme, di avere sbagliato in qualcosa. Adesso vediamo perché c'è la carta che dice tu hai capito veramente chi sono, perché questa persona dice tu hai capito veramente chi sono, quelli del gruppo numero 1. C'è il 9 di bastoni e c'è la carta della morte in posizione orizzontale. Quando voi avete capito veramente chi è questa persona, voi potreste aver sentito il bisogno di alzare le vostre difese e di proteggervi, perché siete stati feriti in circostanze simili con questa stessa persona o anche in esperienze passate. Quindi avete visto dei segnali di allarme di qualche tipo che vi hanno portato ad ergere intorno a voi delle mura difensive. E possibilmente a volere chiudere con lei. Un'altra cosa che vedo è che questa persona, nel momento in cui ha capito che voi avete visto chi veramente è o un aspetto di sé che praticamente era nascosto, ha sentito lei il bisogno di essere sulla difensiva. Ha sentito lei il bisogno di arrivare ad una sorta di chiusura, però questa carta è in posizione orizzontale, quindi questo vuol dire che la cosa è rimasta a metà, c'è stata questa forte sensazione, ma non una chiusura effettiva, le cose sono rimaste praticamente sospese. Quindi qualsiasi cosa sia stata rivelata è qualcosa che ha portato ad essere sull'attenti, a sentire una sorta di segnale d'allarme, di minaccia. Per voi che avete visto quell'aspetto di questa persona e per questa persona che si è sentita scoperta. Vediamo perché questa persona dice voglio andare a letto con te, con quelli del gruppo numero 1. Perché la persona a cui hanno pensato quelli del gruppo numero 1 dice voglio andare a letto con te, con quelli che hanno scelto il fante di spade, con un altro fante che è quello di denari. Abbiamo due bambini, quindi qui c'è un atteggiamento che è infantile, che vedo emergere. Devo dire per alcuni che questa è una persona che quando vede certe cose che voi pubblicate, oppure come voi vi vestite, perché non so se questo avvenga online o avvenga dal vivo, sulla base di quello che questa persona vede, sente questa voglia di andare a letto con voi, così è come emerge. Questa è una persona che ve lo vorrebbe anche dire, soltanto che non ha il coraggio di dirvelo. È come se cercasse di studiarvi, è come se cercasse il momento giusto per fare qualcosa. Voi potreste essere sulla difensiva nei confronti di questa persona se sapete che questo è quello che veramente vuole di fondo, quindi non vi fidate del tutto. Vediamo perché questa persona dice tu non mi capisci, quello è il gruppo numero 1. Il re di coppe, segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione. Regina di bastoni, segno di fuoco, Ariete, Leone oppure Sagittario. Allora, questa persona potrebbe non sentirsi capita da voi e sente il bisogno di mantenere una calma perché le acque sono agitate,
Specialmente se voi avete un carattere che è fugoso o che non è, insomma, semplice da gestire, vedo che questa persona deve mantenere un equilibrio, deve mantenere una calma, però si sente non capita. Potrebbe sentirsi non capita a livello emotivo da voi, potrebbe esserci molto orgoglio che è coinvolto. Vediamo perché questa persona dice non riesco ad aprirmi a quelli del gruppo numero uno. Perché dice non riesco ad aprirmi a quelli del gruppo numero uno? E infatti c'è il 4 di denari con la carta dell'asso di coppe. Quindi a quanto pare si tratta di qualcuno che ha difficoltà a lasciarsi andare, specialmente a livello emotivo, e a cogliere opportunità, ad essere disponibile, è una persona che è chiusa in se stessa e potrebbe non concedersi facilmente. Vediamo di avere un messaggio aggiuntivo con gli oracoli, cos'altro possiamo sapere per quanto riguarda la persona del gruppo numero 1 e quelli del gruppo numero 1. C'è la carta di proposta di appuntamento e la carta di aspettare una reazione. Allora, innanzitutto c'è un messaggio che è molto specifico e risuonerà solo per poche persone. Questa persona vi ha proposto qualcosa e sta letteralmente aspettando la vostra risposta. Non deve essere per forza un appuntamento, però c'è stata una proposta di qualche tipo e sta aspettando una risposta al riguardo. Se invece questa persona è consapevole che voi dovete andare da qualche parte, si può trattare di un evento, si può trattare di un appuntamento o di qualcosa nello specifico, sta aspettando nel vedere come evolverà la situazione, cioè quello che succederà. Questa è una persona che vi guarda a distanza. Inoltre, questa è una persona che vi vorrebbe proporre qualcosa, però non sa quale possa essere la vostra reazione. Quindi sta cercando di studiarvi, magari vorrebbe che foste voi a farvi avanti. Quindi questo è quello che emerge. Io vi ringrazio per aver scelto il gruppo numero 1, adesso passo al gruppo numero 2. Allora, gruppo numero 2, vediamo che cos'è che la persona a cui avete pensato vi vorrebbe comunicare. Che cos'è che la persona a cui hanno pensato, quella del gruppo numero 2, vorrebbe comunicare loro? Che cos'è che la persona a cui hanno pensato, quella del gruppo numero 2, vorrebbe comunicare a quelli che hanno scelto il gruppo numero 2? Interessante. Allora, questa carta dice: fidati, ho capito di avere sbagliato e non voglio ripetere gli stessi errori. Ed è caduta fortemente al contrario. Io queste generalmente non le leggo al contrario, però è qualcosa che voglio tenere in considerazione. Cos'è che questa persona vorrebbe comunicare a quello del gruppo numero 2? Cosa vorrebbe dire questa persona a quelli che hanno scelto il gruppo numero 2? Sembra una persona sicura, ma ho tante insicurezze. Cos'è che questa persona vorrebbe comunicare al gruppo numero 2? Sei insostituibile. Cos'è che questa persona vorrebbe dire a quelli del gruppo numero 2? Devo scegliere me? Cos'è che questa persona vorrebbe dire a quelli che hanno scelto il gruppo numero 2? Sento che sei la mia anima gemella o fiamma gemella. Non mi fido di te. Cos'è che questa persona vorrebbe dire? Questo è interessante perché è caduta quasi al contrario. Mi perdoni per quello che ho fatto. Cos'è che questa persona vorrebbe dire? Ci sono tante altre carte. Allora, sto per mandarti un messaggio. Ti sto ancora aspettando. Riconosco le mie colpe. Fondo del mazzo. Mi trovo a scriverti dei messaggi, ma poi li cancello. Quindi questa persona ha problemi ad esprimere qualcosa, a comunicarvi qualcosa. Per alcuni di voi ci potrebbe essere una totale assenza di comunicazione, per altri invece c'è una forma di comunicazione o una comunicazione effettiva, soltanto che quello che vedo è che questa persona non vi dice proprio tutte le cose. Questa è una persona che potrebbe essere consapevole degli errori che ha commesso, perché c'è la carta che dice riconosco le mie colpe. Soltanto che potrebbe continuare a ripetere gli stessi errori. Ne è consapevole, però potrebbe essere qualcosa che non riesce a controllare. Questa è una persona che sembra essere sicura, ma in realtà ha tante insicurezze, specialmente a livello interiore. Vi trova insostituibili. Quello che voi avete fatto per questa persona, oppure quello che voi fate per questa persona, è qualcosa che altre persone non farebbero, oppure comunque siete delle persone che sono uniche, quindi diverse rispetto ad altre, e questa persona lo riconosce.
Dice che deve scegliere se stessa, quindi potrebbe mettere se stessa al primo posto in questo momento in cui state guardando il video, nel senso che deve scegliere i suoi interessi e ciò che più le conviene. Sente che voi siete la sua anima gemella o fiamma gemella, a prescindere dal tipo di rapporto che c'è tra di voi. Questo significa che questa persona riconosce che il vostro legame è forte. Sente che vi conoscete da sempre, c'è quel tipo di sensazione, anche se non sa esattamente cosa significhi un'anima gemella o fiamma gemella. Inoltre non si fida di voi per qualche motivo, vedremo perché, vorrebbe essere perdonata per quello che ha fatto. Ho visto quella carta cadere in una strana posizione. Questa persona potrebbe farsi avanti anche senza avere le vostre scuse, innanzitutto. Oppure ha difficoltà a farsi avanti per essere perdonata. Devo andare a chiarire per capire meglio. Inoltre, per alcuni, questa è una persona che riconosce di aver sbagliato in qualcosa, soltanto che non se ne pente. Ecco perché potrebbe pensare che non sia il caso di perdonare nulla, perché in realtà, secondo lei, non ha del tutto sbagliato. Inoltre, si tratta di qualcuno che vi sta ancora aspettando perché vorrebbe essere inseguito, vorrebbe ricevere attenzioni, vorrebbe che voi prendeste l'iniziativa di fare qualcosa, però voi non state facendo nulla a quanto pare. Vi vorrebbe comunicare qualcosa, soltanto che poi tende a cancellare quello che vorrebbe dire. Se questo riguarda comunicazioni dal vivo, state ad indicare che vi vorrebbe dire qualcosa, però poi tende a non dirvela. Quindi andiamo a chiarire e vediamo perché la persona a cui hanno pensato voi del gruppo numero 2 dice loro: fidati, ho capito di aver sbagliato, non voglio ripetere gli stessi errori. A cosa si riferisce la carta che dice fidati, ho capito di aver sbagliato e non voglio ripetere gli stessi errori per quanto riguarda questa persona verso quelli del gruppo numero 2? La carta della morte, il 5 di coppe con la carta della stella. Tra voi e questa persona ci potrebbe essere stata una chiusura, perché c'è stata delusione. Questa persona vi vorrebbe dire queste cose perché vorrebbe risanare la situazione. Se non c'è stata una chiusura, c'è stato comunque qualcosa di pesante tra di voi, che questa persona vorrebbe cercare di risanare. Però il discorso è che potrebbe tendere a ripetere lo stesso errore. Vediamo perché questa persona dice sembra una persona sicura ma ho tanta insicurezza, quello del gruppo numero 2. Perché questa persona, il 10 di spade, con la carta dell'asso di coppe, questa persona nasconde di avere un forte dolore a livello interiore perché si è sentita ferita tante volte. Non so se da voi o anche in passato. È una persona che si è sentita tradita spesse volte ed è per questo che è insicura ad aprirsi a livello emotivo. Si può anche trattare di ferite dell'infanzia. Quindi tiene paura ad aprirsi perché teme di restare ferita. Potrebbe nascondere molto bene il dolore che ha. C'è una sorta di vittimismo che vedo anche in questa persona, soltanto che non lo dà facilmente a vedere. Vediamo perché questa persona dice sia insostituibile a quelli del gruppo numero 2. L'otto di denari con la carta del fante di coppe. Perché l'impegno che voi mettete è qualcosa che altri non metterebbero in molti casi. O l'impegno che voi avete messo non è lo stesso che hanno messo gli altri. Vede che voi avete molta cura, molta attenzione. Cioè, nel senso, quando voi avete a che fare con questa persona potreste essere molto focalizzati su di lei e principalmente su di lei. Oppure questo è successo in passato, cioè nel senso prima voi avevate una certa esclusività verso questa persona, ci avete messo impegno, ci avete messo sforzo e questa persona lo riconosce. Inoltre molte volte voi avete cercato di risanare delle situazioni, di fare pace, di perdonare questa persona laddove è necessario, e questa persona riconosce questo sforzo, riconosce questo impegno e pensa che altri non farebbero altrettanto. Vediamo perché questa persona dice devo scegliere me a quelli del gruppo numero 2, perché questa persona dice devo scegliere me, perché questa persona, i 5 di denari con i 6 di spade.
Se questa persona ha problemi economici oppure lavorativi, deve prendersi del tempo per se stessa e porre il suo lavoro come priorità, e quindi questo potrebbe determinare una certa distanza tra di voi. Altrimenti, questo sta ad indicare che questa persona è più fredda nei vostri confronti perché deve porre se stessa come priorità. Quindi c'è questo elemento del distacco e dell'abbandono, della freddezza che voi potreste avvertire perché questa persona si è distaccata per porre se stessa come priorità. Vediamo perché questa persona dice: sento che sei la mia anima gemella o fiamma gemella, quelli del gruppo numero 2. Perché questa persona dice i due di bastoni con l'asso di bastoni. Questa è una persona che comunque vi guarda a distanza, quindi anche se si è distaccata, vedo che continua a guardarvi a distanza e nella sua mente contempla l'idea di avere un nuovo inizio, contempla la possibilità di fare qualcosa con voi, di avere una nuova opportunità di qualche tipo, di fare qualcosa che l'appassiona e che l'entusiasma. È nella sua mente, proprio perché sente la forza di questo legame. Quindi è come se stesse pianificando qualcosa o comunque lo contemplasse. Vediamo perché questa persona dice non mi fido di te a quelli del gruppo numero 2. Perché questa persona dice non mi fido di te. A cosa si riferisce? Oh mio Dio. Allora, c'è la carta della regina di spade, segno d'aria, acquario, gemelli, bilancia. Regina di bastoni, segno di fuoco, ariete, leone, sagittario. Abbiamo il 3 di coppe e abbiamo il 6 di spade. Allora, innanzitutto questo potrebbe avere a che fare con voi ed un'altra persona o altra gente, amici, eccetera. Questa persona non si fida perché voi potreste dire delle cose che invece non vorrebbe che voi diceste. Quindi si tratta di segreti, si tratta di qualcosa di personale, di qualcosa che non dovrebbe essere rivelato, però voi tendete a parlare ad un'altra persona oppure ad altre persone e a diffondere delle informazioni che voi non dovreste diffondere, innanzitutto. Quindi questo ha a che fare soprattutto con amicizie. Non si fida di quello che voi fate con le amiche o quello che voi fate con altre persone, specialmente quando siete distanti, quindi quando voi andate dagli amici o quando tra voi e questa persona c'è una certa distanza, voi potreste tendere a parlare troppo di alcune questioni. Inoltre, per alcuni, questa persona potrebbe avere notato in voi un atteggiamento inconsistente, cioè alcune volte siete molto fredde, alcune volte invece siete più presenti, alcune volte vi distaccate, altre volte siete più amichevoli, e quindi non si fida di voi perché avete questa alternanza a livello di comportamento, oppure l'avete avuto in passato. Adesso vediamo perché questa persona dice mi perdoni per quello che ho fatto. Ok, questa è scesa subito, il 5 di spade, il 3 di bastoni e la carta della stella. Quindi si riferisce ad un atteggiamento infantile, sleale e di dispetto che potrebbe essere stato fatto. Per alcuni questa è una persona che per dispetto si è distanziata da voi. È una persona che attualmente potrebbe essere distante da voi e si chiede se voi la possiate perdonare oppure no per degli atteggiamenti scorretti che ha messo in atto nei vostri riguardi. Quindi si chiede se ci sia la possibilità di risanare questa situazione. Vediamo perché questa persona dice sto per mandarti un messaggio a quelli del gruppo numero 2. Gli amanti, la luna e il fante di denari. Quindi questa è la comunicazione che è nascosta. Questa persona sente la forza del legame con voi e vorrebbe mandare un messaggio, ma il tutto è nascosto. Quindi questa è un'intenzione che è nascosta. Ed è qualcosa che magari voi non vi aspettate per quelli che lo riceveranno. Si può anche trattare di un messaggio indiretto in alcuni casi, qualcosa che è rivolto a voi, ma che non è esplicitamente inviato a voi e voi lo potreste capire perché c'è l'elemento della confusione, dell'ignoto, di qualcosa che non è chiaro. Quindi questa è una persona che potrebbe parlare in maniera indiretta a voi. Anche se voi avete a che fare con questa persona dal vivo, quindi direttamente, questa è una persona che non vi dice le cose esattamente come stanno, ma vi fa capire le cose in una maniera indiretta. Vediamo perché questa persona dice ti sto ancora aspettando a quelli del gruppo numero 2.
Perché questa persona dice ti sto ancora aspettando? C'è la carta del 9 di denari in posizione orizzontale con il 6 di coppe. Quindi questa è una persona che spesse volte non ha bisogno di voi, cioè nel senso è in un'energia che è solitaria, però non è sempre così. Nel senso che alcune volte sente il bisogno di farsi risentire perché sente nostalgia, si vorrebbe riavvicinare, altre volte invece è distante. Quindi vedo una certa inconsistenza in questo tipo di atteggiamento. E se voi non sentite questa persona da tempo, questa inconsistenza è presente dentro di lei, quindi magari voi non lo sapete neanche, ma spesse volte questa persona sta per i fatti suoi, pensa a se stessa, altri invece sente la nostalgia e voi questo non lo sapete. Quindi non è qualcuno che è completamente indipendente, qualcuno che sta bene completamente da solo, senza di voi, è qualcuno che spesse volte ha bisogno di voi e vorrebbe essere inseguito. Vediamo perché questa persona dice riconosco le mie colpe a quelli del gruppo numero 2. Il 6 di coppe, la regina di coppe, segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione, con il 6 di spade e il re di spade, segno d'aria, acquario, gemelli, bilancia. Allora, per quelli che sono in rapporti a 3, se questa persona è ritornata dalla sua ex, che non necessariamente deve avere un segno d'acqua, però potrebbe essere una persona emotiva, in alcuni casi è una persona che ha dei figli, quello che vedo è che questa persona riconosce di avere sbagliato, perché a livello obiettivo non è corretto quello che è successo. Vedo altri due possibili scenari. Questa potrebbe essere una persona che è distaccata dalle sue emozioni, che si vorrebbe riavvicinare a voi, che invece siete particolarmente emotivi e dice di avere riconosciuto le sue colpe. L'altro scenario che vedo possibile è che questa persona diventa più emotiva, quindi si apre un po' di più a livello emotivo e si vorrebbe riavvicinare perché sente nostalgia. Però questo vale soltanto se voi sapete che questa persona è capace di aprirsi a livello emotivo, perché altrimenti se questo è un narcisista deve essere interpretato come idealizzazione, quindi vi stai idealizzando e quindi avverte maggiore apertura a livello emotivo, ma si tratta di idealizzazione. Adesso vediamo di avere un ulteriore messaggio per quelli che hanno scelto il gruppo numero 2 e la persona a cui hanno pensato. Multiple personalità e nel caos. Quindi questa è una persona che potrebbe essere nel caos al momento attuale. È qualcuno che si sente perso. Potrebbe essere una persona anche un po' sporca, una persona che è un po' incasinata, che non pulisce, o è semplicemente nel caos a livello interiore. Qui c'è la carta di multiple personalità, quindi questo è qualcuno che cambia atteggiamento sulla base della convenienza, sulla base del contesto e in base alle persone con le quali si rapporta. Non sapete mai che maschera abbia o come si senta. Il caos potrebbe essere inteso anche in quel senso lì, nel senso che qualcuno ha proprio delle personalità che sono talmente variegate che porta confusione e porta un caos letteralmente. Quindi questo è quello che emerge. Io vi ringrazio per aver scelto il gruppo numero 2, adesso passo al gruppo numero 3. Allora, gruppo numero 3, vediamo che cos'è che la persona a cui avete pensato vi vorrebbe comunicare. Che cos'è che la persona a cui hanno pensato? Allora, sapevo quel che stavo facendo. Che cos'è che la persona a cui hanno pensato, quella del gruppo numero 3, vorrebbe comunicare loro? Sto cercando di capire cosa provo. L'ho fatto prima che lo facessi tu. Cos'è che la persona a cui hanno pensato, quelli del gruppo numero 3, vorrebbe dire a quelli del gruppo numero 3? Che cos'è che questa persona... Sto cercando di fare la cosa giusta. Che cos'è che questa persona vorrebbe dire a quelli del gruppo numero 3? La colpa è stata mia. Cos'è che questa persona vorrebbe dire a quelli del gruppo numero 3? Ci tengo a te anche se non sembra. Cos'è che questa persona vorrebbe dire a quelli del gruppo numero 3? Mi sento al sicuro nel silenzio. Cos'è che questa persona vorrebbe dire
a quelli del gruppo numero 3. Sei tutto ciò che ho sempre voluto. Fondo del mazzo, nessuna è come te. Quindi questa persona riconosce che voi avete qualcosa che altre o altri praticamente non hanno. Potreste avere fatto qualcosa che nessun altro ha fatto praticamente per questa persona. Quindi è consapevole di non riuscire a trovarvi altrove. E in qualche modo voi siete tutto quello che questa persona ha sempre voluto nel tipo di rapporto che voi avete. Cioè, se è un rapporto di amicizia a cui avete pensato, questa persona vi trova come l'amica o amico ideale. Se è un rapporto di amore, voi avete tutte le qualità che questa persona va cercando. Questo è qualcosa che potrebbe non avervi mai espresso, qualcosa che si potrebbe tenere dentro, perché vedo che questa persona si sente al sicuro nel silenzio, quindi nel non dire praticamente certe cose. È molto interessante questa lettura perché mi sembra essere specifica. Questa è una persona che sapeva esattamente quello che stava facendo. Le cose che ha fatto non le ha fatte per sbaglio, le ha fatte in maniera completamente consapevole. In questo periodo in cui state guardando il video, sta cercando di capire che cos'è che prova e sta cercando di fare quella che è la cosa giusta per quanto riguarda la situazione con voi. Ha fatto qualcosa prima che voi lo faceste, o perlomeno questa era la sua percezione. Se questa persona si è allontanata da voi, l'ha fatto perché pensava che voi prima o poi l'avreste fatto. Altrimenti questo si riferisce ad altro che questa persona pensava che voi avreste fatto prima o poi. Vedremo comunque nello specifico. Riconosce di avere delle colpe. Ci tiene a voi, anche se non lo dà molto a vedere, il che mi dice che ci potrebbe essere una comunicazione assente o inconsistente, o semplicemente questa è una persona che non dà molto a vedere di tenerci per i modi di fare che ha, e ci sono delle cose che pensa che sia meglio tenere per sé, quindi si sente sicuro nel silenzio. Andiamo a chiarire e vediamo perché la persona a cui hanno pensato, quello è il gruppo numero 3, dice loro sapevo quel che stavo facendo, a cosa si riferisce? L'ha peso. E i 5 di denari. Questo si riferisce ad una pausa, quindi ad una freddezza che ci potrebbe essere stata. Qualcosa era fermo, non si muoveva, non era definito, era sospeso. Quindi il rapporto tra di voi in questo momento potrebbe essere in questa fase, in cui le cose sono ferme e non si muovono, o questo si riferisce a qualcosa che è successo prima, dove le cose sono state non definite e sospese e ci potrebbe essere stata della freddezza. Questa persona era perfettamente consapevole di quello che stava facendo, quindi si tratta di un atteggiamento che è stato studiato. Vediamo perché questa persona dice sto cercando di capire cosa provo, quelli del gruppo numero 3, cioè il fante di denari con la forza. Allora, innanzitutto questa persona in questa fase sta crescendo, cioè sta imparando qualcosa che serve a fortificarla. Quindi se tra voi e questa persona non c'è comunicazione e ci sono delle difficoltà, io vedo che questa persona sta imparando qualcosa da questa circostanza. Inoltre questa persona vorrebbe avere il coraggio di dirvi queste cose, quindi che sta cercando di capire che cos'è che prova. Soltanto che potrebbe mancare di questo coraggio. Vediamo perché questa persona dice l'ho fatto prima che lo facessi tu, verso quelli del gruppo numero 3. Perché dice l'ho fatto prima che lo facessi tu a quelli del gruppo numero 3? Il 4 di spade, poi abbiamo il 9 di denari con il fante di spade, il cavaliere di denari e di fante di bastoni. Quindi sì, sicuramente questa persona si aspettava che una particolare azione venisse messa in atto anche da voi, e ha a che fare molto probabilmente con il fatto di stare sola, con il fatto di fare una pausa. Quindi questa persona si potrebbe essere distanziata perché pensava che voi prima o poi avreste fatto la stessa identica cosa, che era questione di tempo che poi voi avreste comunicato a questa persona questa intenzione. Quindi questo è un messaggio che è molto specifico, se non risuona vuol dire che non è la vostra lettura. È un messaggio che è veramente molto specifico. Vediamo perché questa persona dice sto cercando di fare la cosa giusta a quelli del gruppo numero 3. Perché questa persona dice sto cercando di fare
Allora, c'è l'asso di bastoni che è caduto al contrario con la regina di denari, segno di terra, capricorno, vergine oppure toro. Allora, mi vengono in mente tante cose, sinceramente. Innanzitutto, questa è una persona con la quale qualcosa si è bruciato subito, si è consumato subito. Quindi ci potrebbe essere stato un rapporto che si è consumato subito, un riavvicinamento che è avvenuto, però poi si è consumato subito. Quindi le cose non sono progredite. E questa persona sta cercando di fare la cosa giusta, sta cercando di prendersi cura di sé, di pensare soprattutto alla sua stabilità. Potrebbe anche essere che questa persona riconosce il vostro valore e sta cercando di fare la cosa giusta al momento attuale nel non cogliere possibili opportunità. Alcuni di voi non vogliono avere qualcosa di puramente sessuale con questa persona, vogliono avere qualcosa di più serio, di più stabile. Questa persona sta cercando di fare la cosa giusta in questo momento, che potrebbe essere quella di farsi indietro. Per alcuni, questa è una persona con la quale c'è un rapporto di tipo lavorativo e quindi sta cercando di agire in una maniera corretta, di sopprimere eventuale interesse che ha a livello intimo verso di voi. Se questa persona è fidanzata o sposata con qualcun altro, potrebbe avere dei problemi a livello sessuale con la persona con la quale è in relazione. E sta cercando di fare la cosa giusta al riguardo. Vediamo perché questa persona dice la colpa è stata mia, a quelli del gruppo numero 3, perché questa persona dice la colpa è stata mia. Perché questa persona dice la colpa è stata mia, a quelli del gruppo numero 3. Abbiamo la regina di spade, segno d'aria, acquario, gemelli, bilancia. Regina di bastoni, segno di fuoco, ariete, leone, sagittario. L'asso di coppe, l'otto di spade e di cavaliere di coppe. Allora, innanzitutto questa persona potrebbe essere un po' bloccata per quanto riguarda l'espressione di quello che sente dentro, quindi potrebbe avere difficoltà a dirvi esattamente quello che sente. Ci potrebbe essere un blocco effettivo sui social media per alcune persone, per altri invece è un blocco che semplicemente è interiore, cioè non è semplice proporre qualcosa, parlare di qualcosa, aprire una nuova fase. Per quanto riguarda il rapporto con voi, perché sente che voi vi siete induriti nei suoi confronti, vi siete raffreddati e voi stessi avete un atteggiamento che potrebbe essere inconsistente, quindi a volte siete più rigidi, più freddi, altri invece siete un pochettino più disponibili. Alcuni di voi stanno andando verso qualcosa di completamente nuovo, questa persona si sente bloccata. Riconosce di avere delle colpe, se vi ha messo in rapporti a tre, riconosce di avere sbagliato in questo. Questo però non vuol dire che abbia dei sensi di colpa, però riconosce di avere fatto un errore al riguardo. Questa è anche una persona che ha difficoltà a chiedervi scusa, ha bisogno di coraggio per dire le cose esattamente come stanno. Vediamo perché questa persona dice ci tengo a te anche se non sembra, quelli del gruppo numero 3, c'è 4 di coppe. E la carta del 10 di coppe. Questa persona ci tiene e vorrebbe avere un rapporto più armonioso con voi, soltanto che si lascia sfuggire l'occasione di esprimerlo. Non coglie le occasioni per dirvelo oppure per dimostrarvelo. Potrebbe essere dovuto ad insicurezze oppure ad altri motivi. Vediamo perché questa persona dice mi sento al sicuro nel silenzio. Perché questa persona dice mi sento al sicuro nel silenzio nei riguardi di quelli del gruppo numero 3 c'è il re di denari, segno di terra, capricorno, vergine d'oro con la stella. Nel silenzio questa persona si sente al sicuro perché si sente più stabile, sente di avere tutto sotto controllo. Ci sono delle cose che questa persona desidera ma che non esprime, sono tenute nascoste. Per alcuni questa è una persona con cui avete a che fare al lavoro ed è per questo che certe cose non le può dire, si trattiene nonostante ci sia del desiderio. Per altri, questa è una persona che potrebbe essere impegnata in un altro rapporto ufficiale, come per esempio un matrimonio, ed è per questo che certe cose non le può esprimere. Per alcuni è semplicemente un segno di terra, Capricorno, Vergine, Toro. Vediamo perché questa persona dice sei tutto ciò che ho sempre voluto a quelli del gruppo numero 3. Perché questa persona dice sei tutto ciò? Allora, questa è al contrario ed è il 4 di spade, al contrario con la carta del diavolo. Allora, questo significa innanzitutto che questa persona si è svegliata nel comprendere queste cose e potrebbe avere anche dei pensieri che sono ossessivi ed è qualcosa che non vorrebbe confrontare.
Vorrebbe sfuggire a questi pensieri, a questa possibile dipendenza oppure attaccamento. Quindi, se questa è una persona con la quale voi avete a che fare al lavoro, oppure una persona che è sposata, che è in un'altra relazione e sta cercando di combattere per non pensare a voi, io vedo che voi costituite una sorta di tentazione. Ed è qualcosa che stressa questa persona. Un'altra cosa che emerge è che questa persona ha una tossicità che dovrebbe andare a risanare, però non va a risanare quegli aspetti che sono tossici. E potrebbe essere qualcuno che tende ad idealizzarvi. Ma questa idealizzazione sembra essere il frutto di un'ossessione, di una tossicità, non qualcosa che proviene da uno spazio emotivo che è equilibrato. Adesso vediamo quale ulteriore messaggio abbiamo per quelli che hanno scelto il gruppo numero 3, la persona a cui hanno pensato. Quale ulteriore messaggio c'è per quelli che hanno scelto il gruppo numero 3? C'è la carta di batticuore e la carta di solo sesso, grazie. Allora, questa è una persona che prova del batticuore nei vostri confronti. Però è qualcuno che potrebbe volere soltanto del sesso e voi non volete questo. Se voi avete pensato ad una persona con la quale non ci potrebbe essere nessun tipo di rapporto intimo perché è un altro tipo di legame, non prendete in considerazione quanto è emerso perché questo è molto specifico. Questo è quello che emerge, vi ringrazio per aver visto questo video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!